il 5 dicembre, nell'occasione della partita Basket Fiorentino a Sigego, per tutti i bambini che porteranno un giocattolo nuovo in occasione della partita contro Casal Postellengo, la società metterà a disposizione un biglietto omaggio per il bambino e per l'accompagnatore. Proprio nell'ottica di divulgare alla cittadinanza di Fiorentino, ma anche nel territorio limitrofo, questo spirito di solidarietà. Questa iniziativa però è focalizzata su questa giornata del 5, ma si amplia un po' di più grazie alla collaborazione con la comunità di Sant'Egidio di Frosinone, che da sempre è vicino ai poveri, agli emarginati, agli emigrati e agisce concretamente tutti i giorni. Per cui, come vedete, alla base del manifesto abbiamo riportato un po' quello che sono indicazioni della comunità di Sant'Egidio, sono le cose che ci servono per poter contribuire a far sì che i pranzi di Natale che la comunità di Sant'Egidio organizza nella diocesi abbiano un riscontro, ecco, a livello di oggetti da regalare ai poveri, alle famiglie che ne partecipano. Di questo ne siamo profondamente orgogliosi di portare avanti questa iniziativa, ecco, proprio anche per il Natale, e tutti questi oggetti possono essere consegnati qui nella sede del Basket Fiorentino tutti i giorni fino al 19 dicembre dalle ore 18 alle ore 20. Speriamo, ecco, in un coinvolgimento non solo nostro, dei tifosi, ma una partecipazione più larga anche da parte non so, delle parrocchie, di altri circoli della provincia, proprio per far diventare questo un momento fondamentale ed iniziare un cammino di collaborazione con la comunità. Ecco, questo ecco, è l'aspetto che ci teniamo fortemente in mente. Brevissimamente, prima di dare, ecco, la parola a Sua Eccellenza, ripercorro questo che sono un po' le iniziative di questo mese. Abbiamo detto, partiamo con la partita di sabato con la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Era un discorso divulgativo proprio su educazione alla ricerca per i finanziamenti per la ricerca di questa piaga che coinvolge tutti quanti, chi più direttamente o indirettamente, in maniera tale da far sì che poi, come diceva Alessandro, le magliette con le quali i giocatori usciranno all'inizio della partita verranno autografate, in un secondo momento saranno oggetto di un'asta benefica. Nel contempo, ecco, c'è una serie di cose. Martedì 1 dicembre parteciperemo come società Basket Fiorentino al raduno a Frosinone, al palazzetto dello sport, della 12ª edizione dello European Basketball Week 2015 della Special Olympic, quindi dove confluiranno tutte le scolaresche di Frosinone e provincia, che hanno anche all'interno delle loro classi dei soggetti con disabilità intellettiva. Per cui già l'altro anno noi come società abbiamo partecipato qui a Fiorentino, proprio perché c'è un'associazione, la DS Esperimento, che si occupa di questi ragazzi autistici, sindrome di Down, altre cose, quindi quest'anno la portano a Frosinone e ci fa piacere, noi parteciperemo con la rappresentanza dei giocatori e con il nostro direttore generale a questa manifestazione. È un susseguo di appuntamenti che culmineranno poi con questa iniziativa che ho poc'anzi menzionato, e si chiuderanno poi con il 18 dicembre con un appuntamento che per noi è diventato una prassi oramai con Teledon. Quest'anno sono 10 anni che partecipiamo alla raccolta di fondi per le malattie genetiche di un'associazione importante che personalmente ho conosciuto, e qui i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Però ripeto, ecco, questo è un excursus rapido di tutte quelle che sono le nostre iniziative, ma il culmine della manifestazione, ripeto, è questa soprattutto, ecco, regala un sorriso, chi ti fa amaranto dona con il cuore, proprio in preparazione anche alla festa del Natale. Grazie. Grazie innanzitutto per questo momento insieme, grazie per quello che fate di solidarietà. Poi devo dire che, come voi sapete,
avendo io così giocato a basket, ovviamente in maniera così un po' dilettantistica, diciamo, senza pretese, dall'età di 11 anni fino all'età di 28 anni, quindi insomma mi piace sempre un po' quando il basket non solo si gioca, ma anche soprattutto in questo caso quando diventa anche occasione di solidarietà, no? Quindi è molto bello quello che fate, non solo in questa occasione del Natale, ma anche in altre occasioni, perché questo è un impegno della vostra società e tutto l'anno, insomma. Quindi ringrazio quelli che guidano la società, dal presidente a tutti voi, proprio perché io credo che in un mondo come il nostro, dove molte volte la paura ci fa chiudere, ci fa pensare che quello che abbiamo non ci basta, anche quando ce ne abbiamo magari fin troppo, eccetera, io credo che la solidarietà, come dice anche questo slogan che avete scelto, apre il cuore, no? Apre il cuore e rende la vita migliore, più bella, perché soprattutto in questo tempo in cui il terrorismo, le guerre hanno reso il mondo difficile, inducono a tante paure, io credo che c'è ancora più bisogno di mostrare un volto solidale verso gli altri, no? Allora quello che voi fate e le tante cose in cui siete impegnati, insomma, ecco, io sono qui adesso soprattutto per parlare di questa iniziativa nei confronti dei pranzi di Natale della comunità di Sant'Egidio, ma questa si inserisce in un impegno più vasto, è anche giusto, diciamo, no? Un impegno che riguarda la nostra terra, il nostro territorio, che riguarda anche un po' l'Italia, il mondo, quindi come Telethon, eccetera, no? Ora, che cosa sono questi pranzi di Natale della comunità di Sant'Egidio? Cioè, la comunità di Sant'Egidio dal 1982, il giorno di Natale, ha voluto essere un luogo accogliente per chi non aveva dove passare il Natale, dove stare con degli amici. E allora è cominciata questa tradizione nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, proprio per significare come, diciamo, il luogo dove si celebra la nascita di Gesù è anche il luogo dove si accolgono gli amici di Gesù, che sono i più poveri. Perché leggendo i Vangeli vediamo come gli amici di Gesù, innanzitutto i privilegiati sono i poveri, quelli che non hanno una famiglia, un luogo, come avviene nel giorno di Natale, no? E da quel 1982, dove, se uno vede le immagini oggi, rimane stupito di come è cresciuta questa solidarietà negli anni, dove erano un piccolo gruppo in fondo alla chiesa, oggi pensate che ci sono i pranzi di Natale organizzati dalla comunità di Sant'Egidio, sono in più di 600 città dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe, e l'anno scorso hanno ospitato circa 160.000 poveri, famiglie bisognose, persone che avevano bisogno di vivere il Natale insieme con altri perché non avevano nessuno. Quindi è diventato, direi, un segno del Natale, di un Natale, direi, vero, cioè un Natale che non si vive solo per sé, no? In cui magari poi si finisce anche per litigare, no? Ma si vive con uno sguardo più largo, no? E questo credo che sia una cosa molto bella. E anche nella nostra diocesi noi, diciamo, parteciperemo a questo, potremmo dire, Natale nel mondo, no? Natale con i poveri, perché come voi sapete già da vari anni, e abbiamo iniziato proprio qui a Ferentino nella chiesa di San Francesco, sarà quest'anno proprio il giorno di Natale il pranzo con le famiglie in difficoltà, le persone che hanno bisogno, le persone che sarebbero sole come gli anziani, eccetera, no? Tante persone che vengono a questo pranzo ormai da diversi anni. Poi lo faremo ancora come l'anno scorso all'istituto di Città Bianca, dove ci sono tanti anziani, e molte volte purtroppo bisogna dire che gli anziani anche il giorno di Natale rimangono soli, no? E quindi essere con loro, fare festa con loro, è un grande segno anche di amicizia e di solidarietà di una famiglia come quella di ognuno di noi, che però vuole in quel giorno allargarsi, no? Cioè, noi pensiamo che il Natale è più bello quando non si vive solo con i propri, ma anche con gli altri, no? E poi faremo invece nella settimana prima di Natale anche un'iniziativa in carcere, come abbiamo fatto l'anno scorso nel carcere circondariale di Frosinone,
Infine quest'anno una novità, ne faremo anche uno di questi momenti, questo pranzo giorno di Natale, nella chiesa della Santissima Annunziata a Frosinone, proprio soprattutto per le persone che vengono alla messa per i poveri della diocesi e della Caritas, e poi per tante persone che appunto sarebbero sole. Ora questo, finisco sottolineando questo slogan che avete scelto: regala un sorriso, chi tifa amaranto dona con il cuore. Un sorriso è il segno di accoglienza, è il segno di uomini e donne che, quando sono di fronte agli altri, la prima cosa che fanno non è allontanare ma è avvicinare. Il sorriso avvicina, no? Cioè, perché ti fa capire che tu non sei trattato come in maniera distante o come un antipatico, un nemico, ma sei trattato come un amico, una persona che ha bisogno di essere accolto. Ognuno di noi ha bisogno di essere accolto con amicizia dagli altri, soprattutto in questo tempo difficile, quindi a maggior ragione quelli che tante volte non hanno nessuno e rischiano di rimanere soli non solo il giorno di Natale, ma tante volte durante tutto l'anno. E questi pranzi che la comunità di Sant'Egidio fa in tante parti del mondo sono l'espressione di una vita che si cerca di vivere ogni giorno con queste persone, non sono solo, diciamo, momenti che avvengono una volta l'anno, perché altrimenti uno potrebbe dire: ma allora che senso ha? Invece sono il frutto di un'amicizia che continua e si rafforza durante l'anno. Quindi io vi ringrazio per questa iniziativa anche bella dei bambini che portano un giocattolo nuovo che poi verrà regalato, appunto, perché il pranzo finisce sempre con un regalo per tutti, no? Sia per chi partecipa, perché ha bisogno di essere con gli altri, ma sia anche per quelli che aiutano e che si siedono a tavola con loro. Quando Papa Benedetto andò a visitare la mensa per i poveri della comunità di Sant'Egidio a Roma, disse una cosa molto bella che si realizza in tutti questi pranzi di Natale. Disse: voi si vede che siete una vera famiglia, perché non c'è distinzione tra chi serve e chi è servito. D'altra parte, nelle nostre famiglie, quando magari il papà o la mamma si alzano per andare a prendere un piatto in cucina e portarlo, non è che diventano schiavi degli altri, sono sempre papà e mamma, cioè sono sempre familiari, no? Quindi è molto bello questo, perché oggi noi abbiamo bisogno anche di segni che ci facciano capire che è possibile vivere insieme. Allora in questi pranzi ci sono anziani, ci sono persone con disabilità, ci sono immigrati, ci sono profughi, ci sono bambini, ci sono famiglie, ci sono persone che non hanno casa, che non hanno lavoro. Cioè, io credo che oggi noi abbiamo bisogno di capire come possiamo vivere insieme, e aiutandoci, sostenendoci, questo diventa possibile in ogni parte del mondo e anche quindi qui dove noi siamo e dove abbiamo la fortuna di vivere in maniera, direi, migliore e meno sfortunata di tanta gente nel mondo. Quindi davvero grazie per quello che fate e per quello che farete, perché per voi è un impegno costante questo che a Natale si manifesta in maniera più chiara. Grazie. Grazie. A completamento un po' delle iniziative, ne avevo tralasciata una perché oramai fa parte delle nostre attività. Noi sono circa 5 anni che abbiamo una collaborazione con Sport Senza Frontiere, sì, di un'associazione Ollus, con la quale, per il disagio, per l'inserimento di ragazzi immigrati e non con problemi anche economici, abbiamo 2 storie che ecco, di ragazzi che abbiamo iniziato a coinvolgere, che sono oggetto oltretutto anche di un documentario che la stessa associazione proprio promuoverà, che avremo modo di fare. Noi infatti siamo anche, questo lo dico anche con una punticina di orgoglio, siamo la prima società di Serie A che sulle maglie, sui calzoncini meglio, porta il logo di Sport Senza Frontiere, oltre che tutte le giovanili e tutti i ragazzi del mini basket hanno sulle loro maglie lo sponsor del Sport Senza Frontiere. Questo un bel esempio oggi dove le frontiere invece sono tante, proprio quei valori degli sport che si rafforzano. Esatto. Grazie.